Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso devo fare una recensione di un film senza spoilerare molto. Più che altro era un cartone animato. Oggi vengono chiamati film. Ovviamente volevo parlare di Tentacolino alla ricerca del Titanic. Innanzitutto è una storia che riguarda molti misteri raggruppati assieme. Innanzitutto, Tentacolino è una piovra gigante, però bambino. Noi sappiamo che il polpo è un animale molto intelligente, considerato l'invertebrato più intelligente di sempre, ha circa 9 cuori, tra cui no, 9 cervelli, tra cui un cervello principale nel corpo, che banalmente viene chiamato testa perché la forma è quella di un polpo. Un corpo, lì c'è un non proprio un cervello, ma un Ghiglio, griglio, come lo vogliono chiamare, ma poi hanno scoperto che ha ben 9 cervelli. 8 sono le braccia del tentacolo, le braccia del polpo, 8 braccia. Ogni braccio o tentacolo ha un cervello che si muove a proprio volere. Questo tentacolino è il protagonista principale, anche se i veri protagonisti sono un uomo e una donna, giovane e adulto, tra cui Elizabeth e Don Juan, è una sorta di marinaio che entrano lui, il suo cane Smile, la sua consorte, la sua moglie Elizabeth e anche due topi, Top Connors e Ronnie. Mentre stanno scendendo con un sottomarino giallo, qua quasi si fa a una delle più famose canzoni dei Beatles, Yellow Submarine, di cui ogni canzone di questo gruppo musicale nasconde già una miriade di misteri, così come in questo cartone animato per bambini, in questo film d'animazione. Gli squali, guidati da Ice, in italiano denti di ghiaccio, che poi sarebbe il boss mafioso di questo cartone animato, che detesta il colore giallo perché gli ricorda la luce, gli ricorda il sole, luce uguale verità, tenebre uguale bugia. Questo squalo, questo pesce cane, ovviamente stanno negli abissi. Negli oceani per forza devono stare gli squali, così come tutti gli altri pesci, ma anche mammiferi marini come i delfini, che stavano dei delfini anche in questo cartone animato. Denti di ghiaccio, avvisato dal balbuziente skater, va a distruggere la corda, o meglio le due corde che tengono sorretto il sottomarino, e si trovano dispersi in mare i protagonisti. Ma grazie a Dio, Tentacolino si accorge che all'interno ci sono i suoi amici, e allora va a avvisare il re di Atlantide. Il re di Atlantide, come la regina di Atlantide, non hanno nomi, così come la maggior parte dei personaggi che non hanno nomi, ovvero non sappiamo come si chiamano i capitani delle Amazzoni degli oceani, degli Amazzoni di Atlantide,
ma sappiamo che ci sono questi personaggi che portano Elizabeth e Don Juan ed anche il cane Smile e i due topolini all'interno di Atlantide e gli fanno un'iniezione che grazie ad essa possono respirare sott'acqua. Adesso andiamo nella parte clou. Noi sappiamo, o meglio, chi ha visto il cartone animato o film d'animazione lo sa, che Ice è comandato da un altro cattivo più potente di lui, il barone Von Tilt, che è un suo alleato, ma nello stesso tempo è lui che lo comanda. Perché a lui interessa arricchirsi sempre di più, non tanto diventare il dominatore del mondo. A chi è che interessa diventare il dominatore del mondo? Ovviamente all'imperatore dei topi, che non ha un nome, però sappiamo che questo topo, questo antagonista, è un alleato di Ice e del barone Von Tilt. E cosa fa? Vuole conquistare il mondo. I topi, lo sappiamo, sono animali molto intelligenti. Sono animali per intelligenza, io intendo dire, che si adattano a qualsiasi ambiente. Ovviamente solo nella fantasia si adattano negli oceani, ma quello era grazie a un'iniezione che permetteva a chiunque andasse ad Atlantide di respirare sia nel mare, sia l'acqua del mare che sulla terraferma. Potevano parlare, nuotare, camminare e anche respirare negli oceani, perché questo glielo permetteva il re di Atlantide, la regina di Atlantide. Allora successe che il re di Atlantide era uno che tutto vede e tutto sa e anche tutto ascolta. Era capace di ascoltare a grandi distanze che cosa dicevano gli altri, pure che cosa diceva quel topo, capo dei briganti che volevano conquistare il mondo. Il fatto del classico cattivo che vuole conquistare il mondo è presente ovunque. Il fatto di conquistare il mondo è qualcosa che realmente molti lo vogliono, molti dittatori o molti capi di stato non contenti di avere soltanto la loro nazione, vogliono conquistare tutte le nazioni. Così come nel corso della storia molti imperatori, molti re e regine sono stati dei conquistatori. Ovviamente è presente anche l'elisir di lunga vita che interessava tanto a questo topo che voleva salvare tutti i topi di Atlantide e riportarli in superficie per la conquista del mondo. Ma questi due topolini, amici di Smile, amici di Don Juan e di Elizabeth, che sono anche amici, che erano pure amici del re e della regina di Atlantide, di tutti i personaggi che abitavano ad Atlantide, la rappresenta Atlantide come una città sottomarina di cui nessuno o solo pochi affiliati conoscono della sua esistenza. Io sono della teoria che Atlantide sia realmente esistita, anche se l'Atlantide di Platone era soltanto un'allegoria, dicono, dicevano che era soltanto un'allegoria alla Grecia che
Era molto potente come nazione, ma peccando di superbia ha fallito. Però io so, credo anzi, che Atlantide sia realmente esistito basandomi sulla tettonica a zolle, basandomi sul fatto delle placche terrestri che galleggiano sul mantello terrestre, che si scontrano e si allargano. Della deriva dei continenti che fra 100 anni non saranno più come noi siamo abituati a guardarli su Google Earth o sulle cartine geografiche. In futuro, tutti i continenti che conosciamo noi non esisteranno più o saranno completamente cambiati. Per questo motivo io credo che Atlantide e Lemuria sono realmente esistiti milioni e milioni di anni fa. Verso la fine fa vedere anche il Titanic, che il re e la regina di Atlantide portano i protagonisti nel Titanic. E là vivranno per sempre. Questo perché? Perché loro erano stati dati per dispersi e quindi loro intendo dire Don Juan ed Elizabeth, e quindi dovranno vivere per il resto della loro vita all'interno del Titanic insieme ad altri protagonisti, tra cui Biagio, che una sorta di creatura marina simile ad una lontra, ma con delle ali ai lati del corpo. Questo perché molti animali degli oceani sono ancora sconosciuti. Ma è impossibile che un mammifero marino possa vivere a quelle profondità. Perché i mammiferi sappiamo che hanno i polmoni e sono costretti a salire in superficie per respirare aria. Quindi è impossibile l'esistenza di mammiferi oceanici nelle profondità oceaniche. Sappiamo che le balene, i delfini, le orche sono anche delle balene, e vari tipi di pinnipedi sono dei mammiferi marini, però non vivono nelle profondità più sommerse. Nelle profondità più sommerse abbiamo visto pesci come il pesce diavolo, il macropinna microstoma, il pesce blob, il pesce mandibola e altri tipi di pesci che fino a poco tempo fa erano completamente sconosciuti. Noi sappiamo benissimo che la natura fa adattare gli esseri viventi a quell'ambiente. Se un pesce ha quelle forme, come ad esempio il pesce mandibola, ha quella forma solo per adattarsi meglio a quell'ambiente. Ovviamente la natura, quando crea degli esseri viventi adattabili a quell'habitat, altrimenti non li crea lì. Per questo motivo un orso polare non può vivere ai tropici, così come vabbè, i cammelli principalmente erano animali che vivevano nel deserto del Gobi, poi sono stati portati nel Sahara e si sono adattati ai climi caldi. Un pesce ovviamente può vivere soltanto nei mari, nei fiumi, nei laghi, così come un uccello non può vivere per tutta la vita nelle profondità oceaniche, perché ha bisogno di aria. Oltre a quello c'era anche un altro personaggio, una sorta di
pesce meccanico fatto in argento, pincio, pesce meccanico in argento gesellato, che era poi il consigliere del re di Atlantide ed era anche l'ambasciatore di Atlantide, un personaggio molto importante di questa serie. Jeffrey era l'aiutante del barone Van der Tilt, questo personaggio cattivo che anzi, ma non era interessato alla conquista del mondo, era solo interessato ad arricchirsi sempre di più. L'unico interessato alla conquista del mondo era un topo che si considerava l'imperatore dei topi. E come ben sappiamo, i topi hanno grandi capacità di adattamento ad ogni clima e ad ogni habitat. In futuro i topi si adatteranno a vivere in Antartide perché l'essere umano, che in futuro si sposterà verso questo continente ghiacciato per necessità, porterà involontariamente con sé i topi. Oltre ai topi, pure gli scarafaggi sono animali che ben si adattano a qualsiasi ambiente. Bene, amici, con questo è tutto. Spero che questo video vi abbia interessato. Spero di fare parecchie visualizzazioni con questo video o dovrò sperimentare altri tipi di video. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.